ragazzi e bentornati sul canale. Dunque, anno nuovo, video con una super anteprima. Quando qualche mese fa mi è arrivata una mail da una ragazza che fa parte di Tandem Collective, dove c'era scritto: "Ehi, ti piacerebbe leggere in anteprima It Starts With Us di Colleen Hoover?" E io tipo ero così. E io ho detto: "Assolutamente sì, sono una super fan della Hoover, non vedevo l'ora di leggermi questo secondo capitolo di It Ends With Us della Hoover", e quindi partiamo subito col botto e vi parlo di un libro che uscirà il 10 di gennaio in Italia. Io l'ho ricevuto in anteprima, edito da Spelling, It Starts With Us di Colleen Hoover. Io come sempre vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare se vi va. E se a fine video vorrete acquistare il libro, qui sotto trovate il link di affiliazione per Amazon. Non vi farò grossi spoileroni, tranquilli, vi racconto solo qualcosina di questo libro. Innanzitutto, devo per forza leggermi il primo, ovvero It Ends With Us, se voglio leggermi Start With Us, assolutamente sì. Questo libro inizia esattamente dove finisce lui, quindi se ci volete capire qualcosa dovete assolutamente prima leggervi questo. Io ve ne ho parlato già qui sul canale, vi lascio qui sotto il link diretto per il video e veramente se non l'avete ancora letto, leggetelo. Allora, la Hoover all'inizio del libro ha scritto una bellissima dedica ai fan, dicendo che questo libro era dedicato a loro perché lei è stata proprio sorpresa dal grande successo che ha avuto su TikTok, da tutto il successo che stanno avendo i suoi libri. Inizialmente non voleva fare un continuo di It Ends With Us, pensava che la storia fosse finita lì. Però poi a quanto pare sono state petizioni, tantissimi video dove insomma gli dicevano: vogliamo un continuo, vogliamo un po' un contentino, daccelo, daccelo". E quindi lei piano pianino si è immaginata una storia tra Lily ed Atlas. E allora ha fatto questo romanzo. Allora vi dico, troviamo i punti di vista sia di Lily che di Atlas, quindi la storia è raccontata da tutti e due i punti di vista. È una storia leggermente più leggera rispetto al primo, perché nel primo comunque c'era questa violenza su Lily, si trattava molto la violenza sulle donne, qui insomma se ne parla sempre, però in maniera molto più marginale, visto che non è il fulcro della storia. Il fulcro della storia è come far sì che due persone separate, divorziate, che però hanno una bambina in comune, possano andare d'accordo e rifarsi anche una vita privata. Questi equilibri non sono semplici da costruire e soprattutto poi da mantenere, soprattutto col passato che hanno avuto, insomma, Lily e il suo ex marito, col fatto che comunque poi Ryle dà la colpa comunque ad Atlas di tutti i problemi della sua relazione con Lily, dice: "I problemi sono venuti fuori, insomma, per colpa sua", insomma, vabbè. Poi vedrete, e diciamo che spera sempre di ritornare con Lily e non vuole assolutamente che lei, diciamo, si rifaccia una vita. Per lei la storia con lui è assolutamente chiusa, ha preso questa decisione di divorziare quando è nata la figlia Emerson e la porta assolutamente avanti, e si vuole anche fare una vita, inizia a riprovare delle cose per il ragazzo che conosceva quando aveva 15-16 anni, e quindi insomma, questa è la storia tra lei e Atlas. Allora, se Atlas vi era piaciuto nel primo, ragazzi, in questo libro, cioè, vi scioglierete. La dolcezza di questo personaggio, di questo uomo, perché ormai non è più un ragazzo, ma è un uomo nel libro, è dolcissimo, ragazzi. Cioè, dice delle frasi che io tipo ero lì mentre lo leggevo e io: "Oddio mio!" È veramente spettacolare. Secondo me comunque la Hoover descrive alla perfezione le difficoltà che ha una mamma, insomma, single, una mamma di una bambina di un anno, che comunque è un'imprenditrice con un lavoro, la vita comunque difficile di queste persone. E non ne sbaglia una, ragazzi, cioè la Hoover non ne sbaglia assolutamente una. Io ho iniziato a leggere il libro alle 9 del mattino, contando che poi ho pranzato, sono stata un po' con mio marito, il pomeriggio sono andata a lavoro e io l'ho finito alle 10 di sera. Io l'ho mangiato letteralmente in un giorno. Penso che mi sia capitato veramente poche volte in 20 anni che leggo di leggermi un libro in un giorno, cioè, veramente
mi è capitato pochissime volte, ma penso 2 o 3 volte, questa è una di quelle, quindi immaginatevi. Se vi piace la Hoover, io della Hoover ho letto tutto quello che è uscito in Italia, tutti i romanzi che sono usciti me li sono letta e non c'è uno che non mi piaccia, cioè mi sono piaciuti tutti dal primo all'ultimo. Naturalmente i primi li ho letti 7-8 anni fa, se mi dite di che cosa parla, non lo so, maybe someday, ora comunque è uscita la ristampa, ma io l'ho letto quando uscì 7-8 anni fa, non me lo ricordo, ma mi ricordo che mi era piaciuto, tutti i suoi libri mi sono piaciuti, se vi piace la Hoover, se vi è piaciuto Il senso di Das, sicuramente vi piacerà questo gioiellino che la Hoover ha scritto per noi. E niente ragazzi, il libro lo potete già preordinare, uscirà il 10 di gennaio, se lo preordinate su Amazon o comunque sulle altre piattaforme, oltre al libro vi arriverà anche un codice QR con cui scaricare la novella Maybe Not. Invece se lo preordinate in uno store proprio fisico Mondadori, oltre al libro vi consegneranno anche un'agendina che fa pandan col libro, anche sono in pandan con loro, con i colori, ed è un'agendina dove insomma dentro ci potrete scrivere, ci sono insomma poi delle frasi del libro. Mi raccomando, Mondadori store fisici. E niente ragazzi, fatemi sapere quando lo leggerete, se vi è piaciuto, cosa ne pensate. Io vi ricordo che qui sotto trovate i link per gli altri miei profili social, vi mando un grosso bacio e ciao a tutti!